Perché la maggior parte dei giovani oggi sono ingrati, zombie, automi, pigri, arroganti, che non hanno voglia di fare nulla. Si alzano, mangiano, pisciano, bevono, consumano, dormono e vivono un'esistenza inutile. Beh, forse lo so perché. Perché sono stati abituati, sono stati serviti tutta la vita come dei piccoli lord. E sono d'accordo con le parole di Paolo Crepè. E sentiamo in giro genitori che dicono ai propri figli: non ti ho fatto mancare nulla, cosa ho sbagliato? Ti ho dato sempre tutto. Ed è lì che esprimono proprio la loro inconsapevolezza. Vediamo questi bambini che scartano regali, e non riescono neanche a dire grazie. Sono ingrati, non sanno cosa sia la gratitudine. Sti bamboci con in mano i telefoni a 10 anni iniziano a navigare su siti per adulti a 9-10 anni e sviluppano dipendenze e rimangono schiavi per tutta la vita. Sono stati abituati ad avere tutto senza dare in cambio niente. Sono abituati che possono piangere per ottenere le cose. Ma questo non funziona nella vita. E quante volte sentiamo queste aziende che crollano, che falliscono? Aziende ereditate da questi figli pigri e raccomandati tutta la vita, che falliscono in un attimo. Perché? Perché questi padri sono bravi a fare i soldini, ma trasformano i figli in dei pigri arroganti invece che insegnargli le cose. Ragazzi oggi non sanno cosa sia l'insoddisfazione. Per quanto ti possa portare a fare grandi errori, l'insoddisfazione è la chiave dell'inizio, della ricerca, della curiosità, della creatività.